Ciao ragazze e ciao ragazzi. Allora, stasera video recensione. Come sempre, ho una lista infinita di prodotti che ho provato e che voglio recensire, quindi li spacchetterò. Non so se riesco tutti a farli stasera perché ho già registrato un video dei regali ricevuti a Natale che vi lascio giù nell'info box e nella i delle schede, quindi non so fino a che punto la mia voce reggerà, le mie batterie reggeranno e la memoria delle SIM reggerà, quindi ci proviamo. Allora, ora vi voglio recensire tre prodotti un po' mix, quindi li metto tutti insieme in questo video. Il primo prodotto di cui voglio parlare è questo smalto della P2, si chiama Nude Benefit Polish. Il numero è 080 Karaoke with Joy. Bellissimo nome. Allora, è un prodotto da 100 ml di questo color nude dai riflessi perlati. Non so se le luci aiutano a far capire la colorazione. È simile al tappino, però ha delle perlescenze. Io all'epoca cercavo e anche tuttora cerco un nude più effetto manichino, più effetto manga, però anche questo con il suo top coat, con un top coat opacizzante fa l'effetto manga che mi piace molto. Allora, parliamo delle caratteristiche prima e poi una recensione. Allora, il pennello è di questi di ultima generazione, leggermente larghi, preleva benissimo il prodotto che non è fluido e non è denso, è molto fluido, quindi scivola molto facilmente sull'unghia, si accomoda. Alla prima stesura è veramente liquidissimo, si vede la nuletta, non è carinissimo, è molto trasparente. Alla seconda prende un pochettino più di copertura, lascia un bel effetto sull'unghia ed ha una durata pessima, in 3 giorni va tolto perché si inizia a spellare, si inizia a decolorare in punta, in 3 giorni dice ok, mi sono scocciato di te, togliamolo. Però se sopra si va ad aggiungere un buon top coat, c'ho l'orecchio rossissimo oggi, fa caldo in questa casa, si va ad aggiungere un buon top coat o sia lucido che opaco come piace a me, l'effetto ovviamente te lo tieni su tutta la settimana e poi vai a togliere lo smalto solo perché ti sei annoiato. Una buonissima cosa è un'asciugatura rapida, ma veramente quando dico rapida, lo metti ed è praticamente asciutto. Sotto questo punto di vista è veramente un ottimo prodotto. Peccato che senza top coat dura il battito di una ciglia. Secondo prodotto di cui voglio parlare è questo prodotto della Pupa in mini size. Questo è il mascara Vamp Extreme, quindi il volume estremo immediato, effetto scenografico. Allora, mi uscì come sample di regalo, se non erro, l'anno scorso perché feci un acquisto Pupa, non mi ricordo più. Allora, il prodotto è nero, ma che più nero non si può. Questo è il suo scovolino, si sta già un pochino seccando, ma lo sto utilizzando da più di 2 mesi ormai. Allora, appena messo il prodotto era troppo liquido, lasciava un effetto ciglia troppo naturali. Io mi dicevo, sì, effetto scenografico, ma quando, ma dove? Non è per niente vero. Dopo una settimana di utilizzo, la formulazione all'interno si è addensata e si riesce a costruire un bel effetto da un effetto volume non estremo, ottimo per il giorno, oppure costruito con due, anche tre passate perché non si sgretola, non lascia i puntini qua sugli zigomi, per un effetto veramente belle cigliozza volumizzate che reggono tutta la giornata. Non è un prodotto pesante perché anche piegando le ciglia con un piegaciglia e dopo mettendo il mascara non si ha l'effetto ciglia che cadono, anzi rimangono in piega senza nessuno sforzo particolare. È un po' ostico da struccare. Io di solito, come ben sapete, utilizzo le salviettine come primo step. Però in alcuni casi, quando ho fatto troppe passate, devo prima inumidire un pochino le ciglia con dell'acqua e poi posso andare a struccare il tutto con le salviettine e poi risciacquare il mio viso. Se l'avete preso
e vedete che l'effetto è ancora troppo, dategli qualche altro giorno e vi innamorerete di questo prodotto. Veramente un ottimo, ottimo, ottimo mascara. Ultimo prodotto per questo video recensione è questo cremozzo di Elizabeth Arden Gritty Honey Drops Body Cream, un cremozzo da 50 ml in italiano. Ok, è una crema con chicchinini di miele all'interno, molto molto idratante. Questo fu un regalo inaspettato del mio compagno. Quando me l'ha regalato? Fine estate? Non mi ricordo più. Ha un profumo veramente eccezionale, molto densa, guardate qua, non scende, però di contro è spumosa, ragazzi, è veramente spumosa, morbida, morbida, è a metà tra un burro e una crema fluida, di una morbidezza eccezionale, idrata benissimo, lascia un profumo paradisiaco sulla pelle, dopo aver fatto la doccia con la pelle ancora calda dalla doccia, il profumo di miele viene ancora più enfatizzato e ti metti sotto le coperte con questo profumino di miele che ti rilassa il cervello, te lo spegne e te lo fa riaccendere il giorno dopo. Io mi sono anche idratata le mani, che non fa mai male. La utilizzo anche come crema piedi perché è veramente abbastanza corposa e idratante. Ed è comoda perché poi non unge e non lascia quel senso di whiff vicino ai piedi. Perfetta, veramente una crema ottima. Cosa che chiedere, ha anche il suo sottotappino. Cosa chiedere a una crema se non essere super idratante, non unta, profumata, che si assorbe facilmente, è volato il quaderno, ma non del tutto. Io ve la consiglio. Elizabeth Arden è un'ottima marca, ha un prezzo un po' più, però ne vale tutti, veramente ne vale tutti. Ok, le recensioni per questo video finiscono qua. Se ti sono piaciute queste recensioni e ti sono state utili, ovviamente ti invito a mettere un pollice in su. Se non vuoi perdere i prossimi video, giù nell'info box e qui nell'ultima schermata c'è il tastino dell'iscrizione, ti invito a premerci. E nulla, ti ringrazio per avermi aperta e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi e ciao ragazzi, in gamba!